entusiasmo sugli spalti, sono in 30.000 questa sera per questa gara che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince troverà il Torino. Se il Milan ha ritrovato l'entusiasmo, lo vuole ritrovare anche il Spal. Tanto l'arbitro è il signor Gersini di Genova. Che Valdifiori ha avuto una reazione allergica che verrà approfondita nei prossimi. Kovic che gioca da trequartista nelle file della sua Krunic. E poi grande conclusione dalla distanza di Bennacer, Ismael Bennacer, sinistro, mette i brividi a Berisha, lo rivediamo, il sinistro di Bennacer. Che continua a dare indicazioni a Conti, lo vuole più alto. Ricce, la palla in area per Hernandez, c'è l'uscita di Berisha. Hernandez, poi Bennacer. Arriva il suo soccorso Jankovic, buon numero, poi finisce a terra tutto il resto del Milan. Bennacer, Piontek, gran passaggio, Piontek, 1-2 di Piontek, c'è il gol del vantaggio della Milan, sblocca il risultato al 20° minuto, torna al gol Piontek, non segnava dal 18, dall'8 dicembre, su rigore contro il Bologna, tra l'altro delle 4 reti segnate in campionato, ben 3 su rigore, una sola. Lotta con Bennacer, anzi con Strefezza, che Igor va a chiuderlo, Piontek in area, Castiglieco, il Hernandez, palla indietro per, dietro per Bennacer. Per la spalla Jankovic lascia da bozione con Floccari. Cross, palla arriva Tuchov, che Gersini a due passi. Bennacer della squadra rossonera, la palla in area, salgono in quattro, ma Piontek, Bennacer. Un momento Ibrahimovic dalla panchina del Milan. E qui prova ad andare al cross e guarda. Ora ha recuperato posizioni i giocatori della spalla a chiudere. Bennacer respinge, si accentra, Castiglieco riceve il sinistro e c'è il gol, ha cercato il palo lontano Castiglieco e l'ha piazzata, gran gol di Castiglieco al 44° minuto, davvero ha mirato sul palo più lontano per sorprendere Berisha e non può che sorridere Pioli e tutti i compagni su Castiglieco, gran gol, lo rivediamo, qui è Piontek, l'iniziativa è sua, Rebic, Piontek liberato, Piontek al centro, piegati come Rebic in questo momento, entra in area, la palla in mezzo, Piontek questa volta, Berisha ipnotizza il aggredito da Bennacer, poi cede l'algerino Bennacer per gli errori che poi danno campo e spazio al Milan. Inter, Roma, Parma, Vicenza tra gravi incidenti, non ha mai potuto decollare la sua. Serve Rebic dall'altra parte, Rebic si accentra, la conclusione numero 66 nelle file della SPAL. Allora attenzione ancora al Milan alla conclusione. Defensa. Bennacer riesce comunque a servire. Corsie esterne a Teo Hernandez e a Conti. Pioli che continua a dare indossati dei fischi dei tifosi rossoneri. Hernandez e va alla conclusione, fa tutto da solo Hernandez. E non è una novità. E porta a tre le reti del Milan al 21° minuto. Qualità delle quali ha bisogno, vedremo dunque in questa occasione, in questa Coppa Italia, non è mai stata semplice per gli allenatori o fondamentale anche proprio nella capacità di cambiano Krunic e Bennacer, a Salomon.